Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Buon inizio di settimana. Insomma, oggi è un lunedì particolare perché scatta ufficialmente la fase 2. Sembra passato un secolo, in realtà sono 70 giorni quelli passati, apparsi però lunghissimi. Questa mattina hanno riaperto numerose attività commerciali, come stabilito dal DPCM della Presidenza del Consiglio e dall'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Per moltissimi pescaresi, e dunque siamo nel capoluogo adriatico, è tornato soprattutto il rito del caffè al bar. Paolo Renzetti. Dopo 70 giorni riaprono i negozi di abbigliamento a Pescara, si riparte con tanti punti interrogativi ma con tanta voglia di tornare a lavorare. Sì, sicuramente abbiamo tanta voglia di lavorare. E i punti interrogativi li stiamo sciogliendo perché seguiamo tutti i giorni tutte quante le normative, ci stiamo aggiornando. Infatti adesso noi apriremo oggi pomeriggio invece che questa mattina. E al negozio chiuso hanno sanificato tutto, quindi l'ambiente è in ordine. Siamo organizzati anche per la pulizia serale. I capi per la prova per i clienti, per stare più tranquilli, faremo provare due capi per decidere la misura che andrà bene. Poi potranno scegliere colori, modelli e quant'altro. Una volta i capi provati verranno messi in quel camerino dove c'è uno stendino e la sera saranno sanificati con un macchinario a luci rosse, legge. Stesso macchinario potremo utilizzarlo per sanificare anche le calzature e le ciabattine da mare, anche se la norma ho sentito questa mattina che non c'è bisogno, però conviene comunque essere tranquilli. Ci sono tutte le indicazioni, i sanificatori all'ingresso, c'è il gel, daremo le mascherine a chi ne viene sprovvisto e anche i guanti, quindi siamo in attesa dei clienti e siamo contenti. Questo negozio è grande, quindi abbiamo 10-12 persone che possono entrare. La regola che è un cliente ogni 40 metri quadri e un dipendente e un titolare nello stesso luogo. Dalle 6:30 di questa mattina torna il rito del caffè. Grazie, meno male, devo dire, un po' di affluenza c'è, fa ben pensare, ecco, percentuale bassissima, però tutto fa presupporre il meglio, ecco. Devo dire che i primi caffè avevo il tremore alle mani, ecco, meno male che non ho neanche aperto, che già c'era un amico ad aspettarmi, grazie a Dio ci sono un sacco di persone che ci tengono. Vogliamo un attimo spiegare come funziona, chi entra nel bar, cosa deve fare? Ti vediamo ovviamente con mascherina e guanti, parliamo anche del distanziamento per esempio. Sì, allora, bene o male non sono molto tecniche, sono norme di buon senso, cioè tenere una distanza di 1 metro, tavolini larghi, non più di 2 persone, e niente, sempre pulire le postazioni dopo essere state utilizzate con i prodotti igienizzanti, e il resto viene da solo. E anche Teramo sembra una città nuova, riprendono le attività in centro storico, tornano tavolini e sedie all'aperto, ma non tutti i commercianti riaprono le saracinesche. Sono diverse infatti le attività che si stanno ancora adeguando alle nuove disposizioni. Tanti i timori per la ripresa, ma si respira un clima di cauto ottimismo. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Teramo decisamente riparte, sembra un sogno qui Piazza Martiri, piena di tavolini e sedie. I negozianti riaprono le saracinesche, ma non tutti sono pronti ad accogliere i clienti. C'è emozione negli occhi dei commercianti teramani, sembra una grande inaugurazione, un nuovo inizio, una nuova vita. Siamo pronti, un po' emozionati, parlavamo ieri con mio padre, sembra che come se fosse una nuova inaugurazione, come se stessimo rinaugurando il negozio. È chiaro, poi ci sta dall'altro lato, diciamo, la controparte è che ovviamente siamo un po' preoccupati per come sarà la ripartenza, perché adesso sicuramente non è un momento facile, le persone devono ancora capire la portata di quello che è successo. Ripartite, ma con quali precauzioni? Con tutte le precauzioni che lo Stato ci ha imposto, quindi il distanziamento tra un tavolo e l'altro e dei clienti tra di loro. Gli orari come saranno? Gli orari sono liberi per il momento, quindi noi siamo partiti dalla mattina alla sera, come sempre. Come la vede questa riapertura? È un po' dura, però ci proviamo, ricominciamo, speriamo, siamo certamente ottimisti, soprattutto per quello che riguarda un po' l'economia. Dopo che abbiamo un po', come dire, salvato la salute,
cerchiamo di salvare anche l'economia. Non tutti però sono pronti ancora oggi a riaprire. Qualcuno forse ancora deve attivare i dispositivi di sicurezza, quindi, però bene o male diciamo, buona parte dei colleghi sono in negozio. Quale messaggio vuole lanciare a tutti? Beh, senz'altro è una di speranza perché l'economia riprenda non solo a Teramo, perché ultimamente siamo stati molto penalizzati, ma soprattutto anche un po' rivolto ai cittadini, ai teramani, ai non teramani, affinché tornino nei negozi a fare acquisti, perché davvero se muore il commercio muore anche la città. Pronto a riaccogliere i suoi clienti? Prontissimo, qualora abbiano ancora interesse a farsi qualche bel regalo, che è sempre un momento di gioia, un momento di spensieratezza, soprattutto suggella qualche lieto evento, è sempre la forma per un ringraziamento particolare. Me lo auguro che ci sia ancora questa spensieratezza nel poter affrontare delle spese che in questo momento probabilmente non sono eccessivamente necessarie. Siete pronti a riaprire come ristoratori? Noi non ancora siamo pronti, però quasi pronti, stiamo sistemando, mettendo tutte le normative, rispettando normativa, quel che ha fatto il decreto. Una vetrina piena di fiori, quindi un messaggio di grande ottimismo. Siamo positivi e ottimisti, cerchiamo di tirarci anche un po' noi su, speriamo bene, oggi come prima giornata, dai, già qualcosina si è smosso, ho ricevuto tanti messaggi di una buona ripartenza, questo mi ha anche un po' commosso e niente, dai, incrociamo le dita e speriamo tutto bene. Viva l'Italia, l'Italia liberata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Insomma, sulle note di questo fantastico successo di Francesco De Gregori, noi andiamo in esterna da Paolo Renzetti, che ritrovo con particolare piacere, a cui do il buon lunedì, buon inizio di settimana, insieme a Gianni Taucci, che saluto e che ringrazio. Allora, facciamo in apertura, Paolo, probabilmente insieme al dottor Taucci, un piccolo bilancio. Prevale l'ottimismo, ecco, dagli exit poll possiamo dire così, prevale l'ottimismo con qualche risacca di in preparazione, un po' di paura, scetticismo per quello che sarà. Buon pomeriggio. Certamente, buon pomeriggio, ben trovati ai nostri telespettatori, grazie a Gianni Taucci, direttore provinciale di Confesercenti Pescara. Siamo a Montesilvano, siamo all'interno della sede provinciale di Confesercenti. Allora Taucci, era importante ricominciare, riaprire gli esercizi commerciali, quella di oggi rimarrà una data storica per quanto accaduto negli ultimi mesi, non hanno riaperto tutti gli esercizi commerciali, però sicuramente quella di oggi è una giornata da ricordare. Assolutamente sì, è un momento importantissimo anche perché riprende e ricomincia un'economia che è rimasta fin troppo ferma, per cui è naturale che oggi ricominciano tutta una serie di attività, alcune hanno preferito avere un po' più di tempo per mettersi in regola, altre hanno fatto scelte completamente differenti proprio nella volontà di non riaprire perché attendono invece delle misure e delle ordinanze che gli daranno l'opportunità di vivere. C'è ottimismo, è giusto che sia così dopo quanto accaduto, però ovviamente ci sono anche tanti punti interrogativi per quello che sarà il domani. C'è stata questa ordinanza della Regione, c'è stato il DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Confesercenti come giudica queste ordinanze che sono state emanate nelle ultime settimane? Si poteva fare di più, si poteva fare di meglio? Sicuramente si poteva fare prima, perché poi molte imprese hanno ricevuto le ultime informazioni sulle ordinanze qualche giorno fa, è naturale, è difficile mettersi in regola. Si poteva fare meglio perché ci poteva essere più attenzione sia a livello di governo che a livello regionale, è naturale che si è arrivati a un compromesso e riprendendo il discorso dell'ottimismo ci deve essere e invito tutti gli abitanti di questi territori a fruire di tutti gli esercizi commerciali
commerciali, ristoranti che sono sotto casa e abbandonare, perché lo abbiamo avuto in mano per tanto tempo, il cellulare per gli acquisti online, sapendo che poi le economie sfuggono e non rimangono in quel territorio che ha aiutato tanto anche il bloccare del virus, quindi della pandemia su tutti i territori nazionali. Cioè, grazie comunque agli esercizi che hanno immediatamente abbassato le saracinesche e hanno dato vita a uno stop sociale che non è stato fatto con poco sacrificio. Parlava lei qualche istante fa degli acquisti online, molti potrebbero preferire ancora per qualche tempo acquistare online a distanza. Questo è un problema su cui ovviamente voi state lavorando. Sì, è un problema, ma sarà anche sicuramente un nuovo metodo di acquisto. Quello che invitiamo è di appoggiarsi ai portali locali, perché tutti i territori si stanno dotando di portali locali dove il commerciante riuscirà a vendere tranquillamente il proprio prodotto a chi lo vuole, con i dovuti sconti che sono comunque online ma che sono anche nei negozi fisici, e consegnarglielo anche dopo pochissimo tempo, a differenza dei grandi portali che impiegano minimo 48 ore. Prima di ascoltare le domande e le curiosità da studio di Jacopo Forcella, vorrei fare una puntualizzazione, perché oggi Taucci hanno riaperto tutti gli esercizi commerciali nel nostro paese, però c'è una categoria che probabilmente incontrerà e sta già incontrando le maggiori difficoltà nella riapertura, ed è quella della ristorazione. Possiamo dire che per quanto concerne i ristoranti, rispetto agli altri esercizi commerciali, bisogna fare un discorso a parte, perché in questo caso le cautele dovranno essere ancora maggiori e i disagi probabilmente per chi si recherà nei ristoranti saranno maggiori rispetto a chi va a fare la spesa nel negozio sotto casa. Allora, gli operatori della ristorazione, del food and beverage in generale, si stanno organizzando in maniera tale che il cliente possa usufruire in virtù anche di più step, quindi di più turni, del tipo di servizio. È naturale che ci vorrà un po' di pazienza da parte dei clienti. Gli operatori ce la stanno mettendo tutta, veramente fino all'ultimo, perché hanno il bisogno di ripartire, sapendo che avranno meno posti, sapendo che avranno qualche difficoltà in più, ma oggi occorre, come occorre un'attenzione da parte di tutti per portare e indossare una mascherina, occorre un po' di pazienza e dare fiducia alle imprese che sono sul territorio, perché impiegheranno un po' di tempo in più per soddisfare tutti, ma ce la faranno. Jacopo. Sì, innanzitutto un buon pomeriggio a Gianni Taucci, soprattutto grazie per la disponibilità. Io volevo fare qualche considerazione con lei, partendo ad esempio dal primo servizio, peraltro realizzato proprio da Paolo Renzetti, che stamattina si è recato in un bar in centro a Pescara. Non so se ha sentito, l'esercente stesso ha detto: al primo caffè mi tremavano le mani. Ecco, quello che un po' rimane e rimarrà adesso, al di là dei DPCM, delle procedure, quello che rimane è un po' di timore sia da parte di chi deve usufruire adesso dei negozi, ma anche da parte di chi deve servire, perché in effetti poi c'è anche il timore di poter essere magari il fattore di contagio. Ecco, come si supera, o soprattutto quanto pensa che ci vorrà per superare questa fase? Vabbè, innanzitutto è stata la più grande start-up mai vissuta, è come se fossero tornati il primo giorno al lavoro, il primo giorno a scuola, quindi è naturale che tremano le mani agli operatori, e insomma un sentimento molto forte da parte di tutti gli operatori. È naturale che saranno le prime due settimane complesse, dove dovremmo fare in modo che la gente riacquisti la volontà di uscire e acquistare in tranquillità, in piena sicurezza, senza fare ridurre quell'effetto che è sempre servito agli operatori, cioè la socialità. Mantenendo le distanze, dobbiamo cercare in tutti i modi di fare quello che facevamo prima, perché in queste due settimane si deciderà anche da parte delle imprese come muoversi per il futuro. Alcune purtroppo potranno anche decidere di non continuare. Una considerazione adesso che parte proprio dalla fine del suo concetto: molte di queste attività che magari hanno riaperto, ma prima della chiusura avevano anche un numero di collaboratori che oggi
per svariati motivi, quello di distanziamento sociale, ma anche problematiche economiche, sono collaboratori che non saranno confermati, sono collaboratori che non ci saranno più. La stima, se ne avete una, e se in futuro, in un prossimo futuro, potrebbe essere una forza lavoro riacquisibile strada facendo? Ecco, il problema sarà grande perché la cassa integrazione coprirà per ulteriori 4-5 settimane questo periodo. E già da giugno si dovrà rientrare con la presenza dei dipendenti a pieno regime, e lì sarà il primo grande problema per le imprese, perché se non avranno le economie che servono per pagare gli stipendi ci sarà un problema molto più grande, un problema inatteso, perché pensavamo invece che la cassa integrazione fosse continuativa, quindi da sfruttare almeno fino a luglio. Questa situazione ci creerà qualche bel problema e speriamo che correggano il tiro. È naturale che la volontà di un imprenditore è riassorbire completamente la sua forza lavoro, perché senza quella forza lavoro l'imprenditore comunque è nudo, non ha quella forza che dovrebbe avere per vendere o per fare servizi. Purtroppo però un 30%, se non di più, dei lavoratori nei comparti commercio, turismo e soprattutto il turismo, prendiamo quello estivo, che diciamo che la percentuale si alza tantissimo, rimarrà a casa. Certo. Cosa si sente di dire alle aziende che hanno detto di chiudere praticamente in maniera sostanzialmente definitiva? Pensa che ci possa essere poi un cambiamento con l'andare del tempo, oppure che siamo destinati, insomma, a perdere una parte del commercio abruzzese? È un incrocio particolare, perché tanto fa anche la liquidità che si aspettava dalle banche, che non ancora arriva alle imprese, che avrebbe dato comunque la possibilità di sostenere questi mesi bui. È naturale che da lì parte il concetto di sostenibilità e mantenimento. Se vengono a mancare liquidità delle banche, possibilità di fondi perduti da parte della regione e del governo, e al fianco la cassa integrazione, le scelte che fanno le imprese nel non poter più continuare sono scelte che di fatti non danno possibilità a riflessione di alcun genere. Uno più uno fa due e loro saranno costrette. È naturale che noi non possiamo dirgli di stare in piedi, aperte fino a quando possono, perché si creano ulteriori danni. Sicuramente noi faremo di tutto per fare in modo che le banche sblocchino quei finanziamenti attesi e che la regione rifletta immediatamente a dei percorsi di fondo perduto, tale da consentire il recupero dei mancati incassi. Solo così potranno dare opportunità a quelle imprese che hanno grandi difficoltà a continuare. La manovra, e poi chiudo da parte mia, la manovra da 55 miliardi messa su con questo decreto rilancio Italia vi soddisfa? È una manovra che pensate soddisfi una platea quanto più ampia possibile, oppure se ci sono delle criticità quali sono? Sicuramente non ci soddisfa appieno, le criticità sono quelle che ho pure detto prima su scala regionale. Occorre dare una liquidità immediata a fondo perduto alle imprese che hanno perso quell'economia in questi mesi, perché se pensiamo che si ferma tutto, si devono fermare i costi dei fitti, si devono fermare i costi dell'energia elettrica, si devono fermare i costi generali di tutto. Questo purtroppo non è accaduto e il governo, seppur ha pensato a fare delle azioni di credito d'imposta sugli fitti piuttosto che di rimborso di una parte del costo a fondo perduto, di quei fatturati a fondo perduto, naturalmente noi ci aspettavamo di più. Intanto una cosa che ci aspettiamo e speriamo che non accada è il tempo, quindi quello, non vogliamo che accadi quello che è accaduto per esempio con le casse integrazioni, tempi lunghi per erogare economia. Alle imprese servono i soldi oggi e subito, quindi ci aspettiamo che tutto quello che sta scritto sul decreto legge diventi operativo immediatamente.
Davvero una postilla a questa risposta, una curiosità davvero. Sentendo un po', tastando il polso degli esercenti, qual è la misura che va più verso una direzione auspicata? Il blocco, per esempio, dei pagamenti, lo slittamento dei pagamenti, oppure le risorse a fondo perduto? Risorse a fondo perduto, perché lo slittamento dei pagamenti significa affrontare il problema fra 2 mesi, ma il problema rimane perché i soldi non ci sono. Perfetto. Paolo, se hai qualche altra domanda, altrimenti possiamo... Sì, chiudiamo. Sì, sì, l'ultima ne aveva fatto accenno Gianni Taucci qualche istante fa. Questa situazione riproposta tra qualche settimana, quando si entrerà nel pieno della stagione turistica. Sarà una stagione turistica per una regione come l'Abruzzo, che vive anche soprattutto di turismo particolare. Ci sarà un turismo locale, anche le imprese turistiche dovranno in un certo senso riorganizzarsi e riadattarsi a questa situazione. Purtroppo sì, e spero che lo facciano il prima possibile, però c'è comunque il comparto dell'alberghiero che sicuramente, rispetto alla ristorazione o alla balneazione, che sicuramente avrà grandi difficoltà in virtù di tasse da pagare. Pensiamo alla Tari, che comunque, seppur ferma, sugli alberghi incide tantissimo, e quando abbiamo quasi la certezza che lavoreranno veramente poco, perché anche l'abruzzese non è abituato, come ad esempio il pugliese, a fare vacanze all'interno della propria regione. Quindi, non essendoci questo tipo di abitudine, la nostra preoccupazione è che il settore alberghiero non avrà in nessun modo economia. Allora, a quel punto devono intervenire risorse tali per farli mantenere questo anno perso, perché poi la stagionalità è quella, e per farli ripartire in tranquillità. Quindi bisogna sostenere le imprese del comparto del turismo, che in Abruzzo purtroppo sono sempre state messe un po' da parte. Il turismo invece in Abruzzo dovrebbe essere e deve diventare il traino economico di questa regione. Grazie davvero a Gianni Taucci, direttore provinciale di Confesercenti Pescara. Da Montesilvano è tutto, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, grazie ovviamente a Gianni Taucci per la disponibilità. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e ci spostiamo a Vasto, perché si è tenuto questa mattina in videoconferenza la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, con un focus particolare proprio sulla città di Vasto, che ha visto un'impennata di contagi negli ultimi giorni. Le richieste del sindaco aragonese Menna sono chiare: tamponi, DPI e controllo delle forze dell'ordine. Lo ascoltiamo. Le richieste che ho fatto sono specifiche, ovvero quello di consentire alla ASL di fare tamponi a chi fa richiesta, tamponi rispetto alla zona interessata dal focolaio, quindi ai cittadini che ne vorranno fare, e ci consentiranno di mappare quanto prima l'evento e il focolaio. Ho chiesto, e su questo ringrazio anche il senatore Castaldi, che vengano rafforzate le forze dell'ordine a Vasto, quindi maggiore presenza di forze dell'ordine al fine di consentire un presidio H24. Ho chiesto anche che arrivino mascherine e guanti da distribuire ai condomini e ai condomini interessati dall'area di focolaio. Non è questo il momento di infettare i siti di offese o di violenza mediatica, è questo il momento della collaborazione fra tutti al fine di uscire da questa situazione quanto prima insieme alle famiglie coinvolte. Una volta usciti da questa situazione sarà il momento poi delle responsabilità di qualsiasi natura. Le zone rosse vengono concepite su relazione della ASL, la ASL dà questa indicazione, la regione firma la zona rossa. Io ho chiesto subito di attenzionare il quartiere, finanche di considerare la zona rossa, perché sono convinto che se in una settimana, 5-6 giorni, riusciamo a fare tamponi, numerosi tamponi, avendo le risposte in massimo 24 ore, fornire DPI e avere un presidio H24, sono convinto che nel giro di una settimana, 10 giorni, avremo una situazione controllata e ci avviamo verso l'uscita di questa vicenda. In un certo senso chiedere il monitoraggio del quartiere,
chiedere la zona rossa, che ripeto è di competenza della regione, delle indicazioni che fornirà la ASL, quindi non diciamo di analisi soggettiva, non so di chi sia, ma chiedere insomma attenzione, urlare affinché ci sia attenzione in questa città, ma soprattutto avvengano i tamponi, ci siano risposte immediate, ci sia presidio di forze dell'ordine. Così, e con la collaborazione di tutti, sono convinto che usciremo da questa vicenda quanto prima. Cronaca adesso: nel corso dei controlli durante quest'ultimo fine settimana, i carabinieri del Norm della Compagnia di Alba Adriatica hanno identificato nei pressi della Pineta a Lungomare Marconi un uomo a girarsi con fare sospetto, fermato e sottoposto a ispezione. È stato trovato in possesso di un coltello del genere proibito di tipo a farfalla lungo 22 centimetri e 2 grammi di marijuana. L'uomo, trentenne del luogo, nulla facente, è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed è stato segnalato alla prefettura di Teramo per uso di non terapeutico di sostanze stupefacenti. A Tortoreto invece i militari del locale comando stazione, nel corso dei controlli, hanno denunciato per il reato di evasione un 48enne pregiudicato del luogo. L'uomo, condannato per truffa, commesso in Umbria ed ammesso a beneficiare della detenzione domiciliare con provvedimento del Tribunale di Terni, si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione senza giustificato motivo, come accertato dai carabinieri. Entrambi, non essendoci validi motivi, sono stati sanzionati atti amministrativi per violazione delle norme Covid-19. Infine, a Martinsicuro, i carabinieri della locale stazione, a conclusione delle indagini scaturite dopo il ferimento del cittadino nigeriano dello scorso 9 maggio, hanno identificato e deferito al Tribunale di Teramo un connazionale 37enne domiciliato a Martinsicuro, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e porto d'armi o oggetti ad offendere. Il 37enne convivente con la vittima trentenne in un appartamento della zona nord nella tarda serata dello scorso 9 maggio. Per futili motivi, al culmine di un litigio, non aveva esitato ad impugnare un coltello e a sferrare fendente all'indirizzo del connazionale all'altezza dell'addome. Prontamente soccorso dal personale del 118 e lì medicato presso l'ospedale civile di Giulianova, era stato dimesso con una prognosi di 8 giorni. Parliamo di politica adesso, perché questa mattina il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ha indetto una conferenza stampa per presentare il pacchetto per la ripartenza. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ci descrive le proposte. Forza Italia è il collante di questa maggioranza e ci mette tanto buonsenso, tanto cuore e tanta testa. Forza Italia, a volte schiacciata tra Lega e Fratelli d'Italia, rivendica il suo ruolo all'interno della maggioranza regionale e lancia le sue proposte per la ripartenza. E aiuterà il governatore Marsiglio a varare, si spera nel più breve tempo possibile, ovvero in questa settimana, una norma che parte da 53 milioni di euro, arriva secondo noi a 100 in poco tempo e si occupa di dare respiro alle nostre partite IVA universalmente esistenti, a chi è più in difficoltà, agli asili privati da 0 a 6 anni, agli operatori dello sport, della cultura, e di inserire alcune leve che facciano ripartire le attività interne delle nostre imprese artigiane, come il sisma e l'eco bonus sull'edilizia pubblica. Insomma, è un pacchetto di misure che noi sentiamo profondamente vicine al nostro modo di vedere la vita. Le proposte di Forza Italia e della maggioranza complessiva, mentre considerate, sono state già depositate in commissione, sono state offerte anche alla valutazione delle opposizioni, così come noi siamo assolutamente favorevoli a recepire indicazioni che ci possono essere sfuggite, perché l'interesse complessivo è fare una buona norma per l'Abruzzo. Andremo in conferenza di capigruppo tra qualche minuto per stabilire la seduta del Consiglio regionale in questa settimana, quindi se saremo in grado di porre in essere delle misure convincenti, tra mercoledì e giovedì potremo andare in aula e approvare la norma. 5 argomenti per rilanciare Pescara. Il Movimento 5 Stelle Pescarese spiega cosa dovrebbe fare l'amministrazione per la fase 2 del capoluogo adriatico. Giuseppe Dintino.
Da destra a sinistra, quando occorre trovare lavoratori a costo zero, vi è la stessa semplice risposta. Utilizziamo chi percepisce il reddito di cittadinanza. E questo benché il reddito non sia una sorta di servizio civile, ma un aiuto ai disoccupati in difficoltà economica, mentre si dovrebbe lavorare affinché questi trovino un impiego salariato. L'ultima proposta per rendere ben spesi i redditi di cittadinanza arriva proprio dal partito che ne ha fatto un cavallo di battaglia. Secondo i 5 Stelle pescaresi, chi riceve il bonus potrà rendersi utile nel far rispettare le misure di sicurezza anticontagio. I percettori del reddito di cittadinanza, che potrebbero in un certo qual modo essere utilizzati per coadiuvare la protezione civile e le guardie ambientali, che appunto al momento sono le uniche categorie individuate dall'amministrazione, in queste attività di presidio e di controllo degli accessi presso tutte le aree verdi. Sono 5 punti su cui si concentra la proposta dei 5 Stelle: l'urbanistica, la mobilità, la digitalizzazione, le spiagge libere e gli spazi aperti e le periferie. L'accusa all'amministrazione è quella di essersi dimenticata di alcune categorie di cittadini. Oggi quello che vogliamo parlare nello specifico è proprio il fatto di puntare l'attenzione sui quelli che abbiamo definito anche nel titolo di questa conferenza i grandi dimenticati dall'amministrazione. Perché se è vero che ci sono delle emergenze e delle urgenze importanti, è vero anche che il dibattito, diciamo, dell'amministrazione Masci del centrodestra si sta focalizzando solo su alcune categorie diciamo di lavoratori o di imprenditori. Nello specifico sentiamo e vediamo alla ribalta sui giornali, sui quotidiani parlare spesso dei ristoratori, dei bar, dei balneatori, e se queste categorie sono assolutamente importanti e hanno bisogno del massimo sostegno dell'amministrazione, dobbiamo ricordare che non sono i soli ad avere bisogno di un sostegno e non rappresentano ovviamente la totalità, diciamo, dell'imprenditoria e dei lavoratori del comune di Pescara. Nella proposta sulle periferie l'intenzione è quella di programmare alcuni eventi estivi, come ad esempio il cinema all'aperto, anche nei quartieri popolari e non solo nel centro frequentato dai turisti. Per quanto riguarda le spiagge libere, secondo 5 Stelle è stato scongiurato il rischio di privatizzazione e intendono convenzionarle con delle associazioni, ma sempre consentendo il libero accesso, specialmente ai disabili. Innanzitutto abbiamo pensato all'utilizzo delle spiagge libere attraverso delle convenzioni specifiche con scuole di infanzia, asili nido e associazioni che potrebbero appunto gestirle per garantire, magari anche in fasce orarie concordate e secondo le rispettive competenze, vari servizi. Calcio adesso cambia il protocollo per provare a far ripartire i campionati di calcio. A breve è atteso il via libera del documento che potrebbe dare maggiori opportunità di rispettare le linee guida in maniera puntuale. Il calcio si dota, potrebbe farlo presto, di un nuovo protocollo, diverso e migliorato rispetto a quello sul quale si è discusso per giorni e che nei fatti non ha convinto in primis quelle società, specie in Serie A, che stanno tornando piano piano al lavoro di gruppo nei rispettivi centri sportivi. Il nuovo documento preparato nelle ultime ore dalla Lega di Serie A e dalla Federcalcio è stato ricevuto dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ed è probabile che a breve possa arrivare il via libera per adottarlo in maniera definitiva. In settimana, quando tutte le compagini di Serie A torneranno ad allenamenti di gruppo, la decisione dovrà essere di fatto definitiva per poter prospettare una ripresa il 13 giugno o giù di lì, come nelle intenzioni. Il nuovo documento reca 3 capisaldi fondamentali. Il primo è quello che riguarda la ripetitività dei test, cambiando le procedure di screening iniziale applicate ai soggetti in possesso della scheda sanitaria FIGC. La necessità di effettuare più controlli sul gruppo squadra porta alla scelta dello schema della Federazione Medico Sportiva, che era stato messo da parte nella precedente versione. Il test molecolare, l'esame del tampone, verrà effettuato a 72-96 ore dall'inizio degli allenamenti di gruppo e al tempo zero degli allenamenti collettivi. Poi verrà ripetuto ogni 4 giorni. Il test sierologico per la ricerca degli anticorpi verrà effettuato all'inizio degli allenamenti collettivi e poi ogni 14 giorni. I giocatori e il resto del gruppo squadra vengono divisi in 2 e non più in 3 gruppi. Salta la divisione fra positivi e positivi lievi. L'obiettivo è quello di creare un gruppo medicalmente coerente con le indicazioni già fornite dal Comitato Tecnico Scientifico in merito alle misure per il contenimento epidemico. Secondo punto, niente più raduno blindato dato
è chiuso a qualsiasi contatto con l'esterno, resta il concetto di gruppo squadra che però sarà organizzato senza far ricorso alla clausura nel centro di allenamento delle squadre. I soggetti appartenenti al gruppo squadra dovranno raggiungere il luogo dell'allenamento e far ritorno al domicilio al termine dell'allenamento stesso con mezzi propri e rispettando le misure anticontagio. Dovranno essere evitati per quanto possibile gli autisti. Tutti i soggetti dovranno essere dotati dei dispositivi di protezione individuale, cioè le mascherine e, quando previsto, anche l'uso dei guanti. Naturalmente la fine del concetto di raduno blindato attenua le responsabilità del medico sociale e del medico del lavoro per le figure non sportive, che naturalmente coprirà solo il momento degli allenamenti dei calciatori. Sulla posizione dei medici, peraltro, si è espresso il professor Enrico Castellacci, presidente dell'Associazione Medici del Calcio. Si potrà giocare, ha detto a Radio Rai, cercando di rischiare il meno possibile. Devono essere linee guida che possono essere applicate, altrimenti sono solo carta straccia. Finora sono stati fatti protocolli non applicabili. Inconcepibile che la responsabilità sia data solo al medico. I giocatori dovrebbero firmare un foglio in cui si attengono alle linee guida. Terzo caposaldo. Il vero nodo è sempre stato infatti quello riguardante la possibilità di un contagio durante la fase di preparazione. Che fare nel caso di una positività registrata durante gli allenamenti? Si dovrà provvedere all'immediato isolamento del soggetto interessato. E gli altri? Da quel momento, c'è scritto nel protocollo, tutti gli altri componenti del gruppo squadra verranno sottoposti ad isolamento fiduciario presso una struttura concordata. Saranno sottoposti ad attenta valutazione clinica sotto il controllo continuo del medico sociale. Saranno sottoposti ad esecuzione di tampone, anche rapido, ogni 48 ore per 2 settimane, oltre ad esami sierologici da effettuarsi la prima volta all'accertata positività e da ripetersi dopo 10 giorni o secondo periodicità o ulteriori indicazioni del comitato tecnico scientifico. Nessun componente del suddetto gruppo squadra potrà avere contatti esterni, pur consentendo al gruppo isolato di proseguire gli allenamenti. E anche su questo il professor Castellacci ha puntualizzato. Ha ragione chi dice che non si possono costringere i calciatori ad un'ulteriore quarantena, bisognerà piuttosto responsabilizzarli cercando di essere un po' flessibili ed entrando nella logica tedesca, non in quella della quarantena in caso di Covid-19. Penso, ha concluso Castellacci, che il 13 giugno si possa davvero ricominciare. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Io vi ricordo la prossima edizione del nostro telegiornale alle ore 19, ricordandovi che questa sera alle 21 torna Replay, l'approfondimento di Enrico Rocchi dedicato al mondo del Pescara, per capire e valutare le prospettive di un'eventuale ripresa del campionato di Serie B. Per il momento è tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.